Eccoci, buon pomeriggio, siamo live, puntuali. Buongiorno Ezio. Ciao Massimo, buongiorno a te, buon sabato, buona digestione a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Qui in nella nostra città piove, giornata uggiosa, ne approfittiamo come l'altro sabato per fare quattro chiacchiere con voi, se avete piacere. Naturalmente abbiamo visto la conferenza con, diciamo, poca roba, no, Ezio, oggi. Ma pochissima roba, Massimo, veramente molto poca. Una conferenza improntata all'ermetismo più assoluto, è stato un muro di gomma. Tra tutte le conferenze viste finora, quella che mi è piaciuta veramente meno, anche perché arrivava da un momento, cioè era una conferenza particolare questa, quella dopo la prima gara persa male. In stagione, prima di una partita molto importante, anche importante al di là della classifica maggio, perché Massimo, perché Inter-Juventus, insomma, è la partita più sentita dai tifosi, dalla tifoseria in assoluto. Non è il derby d'Italia come impropriamente lo si continua ad etichettare. Per me il vero derby d'Italia è contro il Milan, però è certamente la matrigna di tutte le partite, una gara che mai esente da polemiche, una gara contro una squadra invisa perché ostentatrice di valori e di onestà e di un'onestà sempre sconfessate dalla storia. E quindi prima di una partita così intrisa di contenuti, ecco, mi sarei aspettato qualcosa di più, anche soprattutto anche sotto il profilo calcistico dei contenuti della tattica, della psicologia. Invece ho visto un Motta che qualcuno ha definito tranquillo. Io personalmente l'ho visto abbastanza a disagio e ti dico, l'ho trovato recensibile anche professionalmente in questa sua apparizione davanti alla stampa autorizzata. Sì, diciamo che forse stiamo scoprendo il vero Motta, non lo so, mi dà quest'idea, no? Nel senso che forse imbarazzato, è vero che la sfida di domani è una sfida importante, cominciamo a salutare un po' di amici, Enrico Romagnoli, Angry, che dice: Enrico, signor Ezio, non crede che la Juve sia l'espressione dell'ignoranza e arroganza di El Khan? E domani la vede nera, Angry. Bah, ignoranza, no, diciamo una sorta di tutela forse non lo so, Ma l'ho visto parecchio Massimo, dimesso, ma da ecco. parte del Khan, io da parte del Khan non vedo indifferenza sportiva. Io mi chiedo, quando anche avessimo vinto con lo Stoccarda, qualcuno avrebbe avuto la convinzione che si sarebbe andati a Milano a cuor leggero e senza preoccupazioni e convinti di maramaldeggiare e di spianare l'erba del Meazza? Io credo assolutamente di no. Allora, qui si rischia, stiamo rischiando di commettere lo stesso errore commesso a suo tempo con Ancelotti, che poi è diventato quello che è diventato. Per la mia piccola e modesta competenza calcistica, io vedo in Thiago Motta le stimmate del grandissimo allenatore.
Probabilmente o molto più certamente non lo è ancora, ma così come non è ancora una grande squadra, questa Juventus non è ancora un grandissimo allenatore lui, è un percorso che faranno insieme, È finito. ma bisogna, io credo che pretendere troppo dalla Juventus oggi sia come pretendere da un bambino delle elementari, che abbia conoscenze e competenze come un universitario. Sì, è vero, c'è qualche genio in giro per il mondo, ma nella norma non è così. Certe tempistiche vanno rispettate. Poi sentivo parlare dell'arbitraggio. Allora, cioè, Marco Guida è un arbitro assolutamente mediocre, mediocre non perché lo diciamo oggi, tutta la sua carriera dimostra che oltre che essere un arbitro mediocre, è un arbitro di scarsa personalità, è l'arbitro di chi ovviamente si ricorderà bene quel Juve-Genoa con Conti in panchina, che non se l'è sentita di assegnare un legittimo calcio di rigore alla Juventus sui titoli di coda della partita, ed è un arbitro assolutamente schierato, per cui io ritengo che questa sia, sotto il profilo della sportività, una scelta sciagurata, veramente pessima. Ecco, sotto il profilo nell'ottica di un disegno più ampio, ben sapendo chi è il designatore e quali sono le sue caratteristiche, direi che è la scelta più. Ha operato la scelta ovviamente più opportuna. Guarda, io stavo leggendo tutto Sport, non so dove hanno visto questa conferenza, se abbiamo visto la stessa conferenza, perché sembra che abbia anticipato un sacco di cose, spoilerando che nell'indizio una domanda che ha chiesto se può giocare dietro Vlahovic, ha detto potrebbe anche giocare dietro Vlahovic. Non so che tipo di conferenza tutto Sport ha letto o ha visto, cioè francamente mi è sembrata molto scarna. Poi se uno ti risponde potrebbe essere, vuol dire sì, come no. Allora, vediamo un po' di No, amici. ma Massimo, guarda, ha detto un'altra cosa. Ha detto, vedrete domani. Va Questo. bene, vedremo domani, siamo d'accordo. Allora, vediamo un po'. Max FZ1 non è un alibi per la prestazione in Champions. Comunque lo Stoccarda la scorsa stagione è arrivata seconda in classifica, prendendo solo quattro partite e il calcio che sta a giocare. Salutiamo Silvano, Rosario. Hai digerito la mostarda, sì. Saluti dal gufo, napoletano capolista, ciao, ci voleva. Incoronato, ciao amici Gobbi, vi seguo sempre in questo channel di YouTuber, vi ringraziamo, in cui vi distinguete per onestà intellettuale e per coerenza. Ancora Rico Motta è il futuro, ma non ho ancora avuto a disposizione tutti, oggi 2 secondi, ogni 2 secondi si rompe uno. Esatto, siamo all'elementare, gli arbitri comunque da 3 anni ci asfaltano, Gravina per primo, Franco. Oh, ma sti Juventini mettono le mani avanti, ma pianina, gli mancano giocatori perché all'Inter no, piangina, vergognatevi, non ho capito. Vabbè, il Toscano, ci saranno cartellini gialli e rossi gratis per tutti in maglia bianconera. Augusto dice, la strada è quella giusta, purtroppo i nuovi acquisti tra arrivi in ritardo e infortuni stanno rallentando il percorso di crescita, questo è un fattore assolutamente da considerare. C'è un WhatsApp, vediamo chi è. Allora, Marco da Napoli. Non sono un fan del facente funzioni, permesso, quindi vi chiedo, dopo 3 mesi non si vede una parvenza di gioco, è lecito avere dei dubbi e criticare Motta oppure è lesa maestà? Vi saluto, sempre Forza Juve, anche da Napoli, io comunque avrei ripreso Conte. Lo so, però sapete cosa mi fa sorridere? Che quando io dicevo state attenti a Conte, molti opinionisti a Top Planet sorridevano, ma tanto non dura, tanto comunque, cosa vuoi che faccia? No, fa. E oggi lo stesso Tiago Motta ha detto che i candidati allo scudetto sono Inter e sono Napoli. Punto. Rosario dice: mi mancano le nostre telefonate a Toplan. Ho capito chi sei. E beh, richiama Rosario. Ciao. Gizran, Motta e il gerundio presente. Massimo Ezio, vinciamo 0-3. Poi vengo a Torino, mi offrite una cena. Ci state? Sì, guarda, se così fosse, ben volentieri. Dicevo. L'ha certificato anche lui, no? Che queste due squadre sono le squadre maggiormente, come dire, candidate. Perché avessimo Bremer, noi potremmo schierare Kalulu a destra come terzino destro,
Cambiaso come terzino sinistro e una coppia come Bremer Gatti al centro e insomma e la difesa sarebbe sufficientemente blindata. E purtroppo bisogna prendere atto e fare con quelli che si hanno, Ah beh, per che non forza di fanno così, cose. che oggi vengono ritenuti tutti bidoni pazzeschi, ma non più tardi di qualche tempo fa, dopo Lipsia, venivano ritenuti degli eroi o la nuova ventata del calcio europeo. Ci sono anche le vie di mezzo, poi va da sé che comunque non solo noi, ma praticamente tutti gli italiani, anche in Europa, il calcio che si gioca e i calciatori che lo propongono rispetto anche solo a 15 anni fa sono di una mediocrità devastante, devastante. Che poi noi per passione lo si segua è una cosa. Ma il livello tecnico del calcio oggi è veramente infimo. Salutiamo Elisa da Reggio Calabria. Sicuramente Motta avrà sbagliato qualcosa, ma la verità è che i nostri acquisti non stanno rendendo. Io mi chiedo perché andare a prendere e a dare sempre tanti soldi alla Fiorentina per Nico Gonzalez, che pure a Firenze era spesso infortunato. Quando poi il Napoli prende Neressa molti meno soldi, che secondo me è il loro miglior acquisto insieme al centrocampista inglese. Saluti anche dal papà di Elisa da Reggio Calabria. Vediamo altri amici. Non litigate. Ciao Rosario, vai a vederti il Napoli. Porto un altro Rosario, a nostro per lui, saluti ad Angelo. Perché le altre squadre non hanno avuto infortuni? No, anche altre squadre hanno infortuni, ci mancherebbe. Enrico dice non si vede gioco perché Vlahovic non azzecca una, non si muove, non si smarca, in una partita azzecca un passaggio al massimo. Comunque spero che Motta gli sistemi almeno le scarpe. Banana Ligri dice, gli infortuni sono una cosa che all'inizio stagione non calcoliamo quasi mai, ma in realtà ci sono, esistono. Diciamo che come dice l'amico Carlo Nesti, è stata più preoccupante la prestazione con la Lazio che non quella con lo Stoccarda, perché ha dato qualche segnale di turbamento in più. Poi è vero che mancavano in tanti, è vero che forse dopo la sorpresa iniziale abbiamo creato qualche aspettativa di troppo, però questa è la Juventus nuova. Che non c'entra niente con quella precedente. I nomi sono quelli che sono, secondo me è una squadra che può diventare una buona squadra, e non so se sarà una sorpresona, ecco, cioè con tutte le persone che devono confermare, perché alla fine anche l'allenatore che abbiamo è un allenatore che è una promessa, ha fatto delle cose positive, ma è vero che Trapattoni non vinse nulla, nel momento in cui era arrivato non aveva vinto nulla. La stessa cosa Lippi, speriamo che la stessa cosa accada per Thiago Motta. Poi io non ci sto a farlo passare per un arrogante che spiega calcio. Eccolo qua. Buongiorno a voi, buon sabato da Gizram. Secondo me si può risparmiare su tante voci, ma non sull'allenatore, perché è come mettere benzina sotto costa in un motore. Se non si grippa, ci sono sempre problemi, si traccheggia. Saluti. E invece però alla fine si è risparmiato anche sull'allenatore, nel senso che si è preso uno di buona prospettiva, però la domanda è questa che io ho fatto anche ieri, si è creata questa doppia fazione che continua a rivangare quella che era la vecchia gestione, ma la Juventus, quella che è andata a crearsi, tra l'altro ha ragione Domenico, se si infortuna Vlahovic siamo messi male. Dicevo, con un allenatore di ampio respiro e di alto livello, sarebbe in grado di supportarlo questa Juventus? Tempo fa parlavamo di Guardiola, si parlava di Klopp, c'erano nomi di ogni genere. Credo che in questo momento, con questo budget, forse c'era Gasperini, ecco, che comunque non è mai stato preso in considerazione dalla Juventus e che è sempre stato in grado di lavorare molto bene, conosceva l'ambiente e via dicendo. Però non credo che un allenatore come dire, di maggiore importanza, non una promessa, ma ha già affermato
possa essere supportato da una Juventus di questo tipo, non so cosa ne pensate. Leggo ancora Enrico, allora il restauratore, la mania di epurazione che in estate ha preso giunto le Motta hanno portato a regalare Rugani e Chiesa a tenerci Milik sul divano. Enrico, sono 3 mesi, esatti, il mondo degli impazienti, Motta è un grande per come ha cambiato la squadra con gli stessi giocatori di Acciuga, bisognerebbe fargli un monumento. Sì, beh, io credo, io voglio confidare, sperare anche nell'intelligenza di Motta, perché al momento il suo 4-2-3-1 oppure il 4-1-4-1 in termini offensivi non funziona. Questo anche a prescindere dagli interpreti non funziona, tant'è che lui oggi ha detto una mezza bugia in conferenza, dice, abbiamo segnato in tante maniere, cioè in realtà la Juve ha segnato pochissimo, veramente molto poco, non sempre non sempre da azioni manovrate, pensate, studiate, arrivate a conclusione di una vera di un vero dominio del gioco, molte sono anche sembrate un po' casuali. E quindi io ti dico, confido nella sua elasticità mentale, perché quando una cosa vedi che non funziona, bisogna cambiare, perché ha funzionato sotto il profilo difensivo in Italia. Sotto il profilo offensivo non va, e quindi bisogna cambiare qualcosa. E cambiare qualcosa, io insisto, continuo a dire, significa o consegnarsi ad un modulo antologico che non ha Tipo mai fatto da anni, e 4-3-3? non c'è mai, No. il 4-2-2 non c'è mai morto nessuno, il 4-4-2 scusami, Ah, ok. oppure un modulo ad albero di Natale, un 4-3-2-1 dove i due dietro a Vlahovic siano, ad esempio, il Diz e Conceição, inserendo con Mendes a centrocampo, perché con Mendes non è un trequartista, con Mendes è una mezzala. Negli ultimi 2 o 3 anni è stata la mezzala, la miglior mezzala e comunque la più prolifica del campionato italiano. Però è una mezzala di inserimento, è uno che parte da distante, è bravo ad inserirsi a trovare il varco ed è dotato anche di un apprezzabile tiro. Per cui bisogna rivedere quella che è la manovra di avvicinamento alla porta avversaria, e se questo implica un cambio di modulo. Bisogna cambiare modulo, perché non si può continuare a sbattere contro il muro e rifiutarsi di cercare soluzioni diverse, Sì. Massimo. Su questo do ragione a Giuseppe, nel senso che anche da parte di Kopp e di Douglas Luiz ci si aspettava, chi per un motivo, chi per l'altro, qualche cosa in più. Però non chi ha fatto bene nell'Atalanta fa per forza bene nella Juventus. Vediamo l'amico da Fabio da Taranto. Oh, finalmente vediamo, ti vediamo. Si parla nel WhatsApp di Fagioli e non McKennie. A me non piace Fagioli. Vedo Weston più sradicatore di palle, più da inserimenti vincenti in area, che l'Inter soffre. Sì, è un tema McKennie, punto interrogativo, però utilizzato. McKennie che in questa Juve si è, come dire, integrato benissimo, no? Viene anche utilizzato abbastanza come titolare fisso, Ezio, no? Eppure era uno che doveva salutare. Sembra un po' una costante dell'avventura juventina di McKennie, quella di essere sempre in procinto di andare e poi diventare, non dico quasi, non dico indispensabile, ma quasi. Anche perché ha quelle caratteristiche di inserimento, di centrocampista di inserimento, e quella corsa, che tra l'altro avrebbe dovuto portare con Mainz, e che invece siamo costretti a richiedere all'americano.
Non, ma è certo che il livello medio di questa rosa è medio, cioè non abbiamo fuori classe consacrati, cioè gente sulla quale prima che inizi una partita sai al 100% di poter contare o su cui poter sperare perché te la risolva. O te la vinca magari da solo. Noi speriamo che uno di questi possa diventare il Diz, ma non è ancora uno di questi. E il fatto che non lo sia ancora gli sta tirando una pioggia di critiche, secondo me, del tutto ingiustificate. E quindi, c'è questo livello medio che a livello italiano, a livello europeo, è un livello medio-basso. Sì, assolutamente. Ormai il calcio è diventato più atletica che gioco, non prodezze, vere prodezze tecniche, non c'è più dato vederle. Oltretutto, cioè, e nonostante tutto, nonostante tutto questo, in questo campionato così mediocre, noi riusciremo comunque ad attestarci, ma quasi per inerzia, indipendentemente dal valore, a livelli alti. Però, ti dico, il livello è quello che è, e non per niente quando il livello è basso, il livello tecnico non è eccelso, bisogna almeno avere il gioco. Se tu avessi il gioco e una qualità tecnica bellissima, saresti uno squadrone. In mancanza di una tecnica straordinaria, serve una cifra di gioco importante, ed in questo momento a noi mancano entrambe le cose. Gisram dice: domani giocherei a Duomo, l'Inter abile nel stare negli spazi, Apple non cambia niente anche se vinciamo perché è consapevole che alla prossima si cadrà. L'allenatore non mi dà nessuna sicurezza, non mi ha mai entusiasmato, le sue partite mi annoiano come quelle di Allegri. Allora, mi ha fatto 3 quarti d'ora di dialogo, spero abbiate gradito, è la seconda volta che lo facciamo, terremo presente anche naturalmente di farlo tutti i sabati per parlare con voi. Ezio, vogliamo aggiungere qualcosa? Che possiamo aggiungere? Cosa possiamo aggiungere? Cominciamo a parlare di Juve Parma. Tanto Inter-Juve Esattamente. è già stato deciso come deve finire. Allora, dai, Inter-Juve è finita, abbiamo perso, sono tutti da cacciare. Bisogna, come direbbe Bartali, C'è tutto da qui rifare. è tutto da rifare. Ripartiamo da Juve Parma, siamo a 6 punti dalla prima. Abbiamo una squadra che sarebbe tutta da buttare nell'indifferenziata, e quindi che si fa? Si chiude tutto? Ci disinteressiamo alla Juve? Si va a tifare per il Real Madrid? Oppure qualcuno comincerà un censimento per richiedere l'abolizione del regime di disoccupazione di qualcuno? Non questo è l'unica cosa che si può aggiungere a questa giornata. Parlando seriamente, anche se si vincesse a Milano, tutte quelle che sono le accidentalità di un percorso di crescita non sarebbero terminate, non sarebbero No, certo. accantonate, non sarebbe, e vi dico di più, non sarebbe nemmeno sorprendente vincere a Milano e poi mercoledì pareggiare in casa con il Parma. Questo vi dico. Invece io vi do l'appuntamento naturalmente per un video domani di, come dire, intorno all'ora di pranzo per fiutare l'aria, almeno per quel che riguarda il pensiero mio di Ezio, e poi la consueta live in cui vi aspettiamo. Saluto anche PA 1963 WJ, chissà cosa vuol dire. Inzaghi è l'allenatore più solido di Motta, allenatore Giuntoli ha fatto acquisti probabilmente
non avendoli visti o valutati, ma questo non lo credo, non si spiegano la mediocrità di lui, c'è la nota fragilità di Gonzalez. Ci vediamo, Massimo, prego, dimmi Ezio. ma avevamo, li avevamo attivi super grazie. Sì, ma non ce ne sono, quindi. Vuol dire che non abbiamo meritato allora, eh? Va bene, ci vediamo presto. Grazie Ezio, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito per questa che diventerà un'abitudine. Ciao. Grazie a te, Massimo, grazie a tutti per l'attenzione, un buon proseguimento di giornata. Saluti bianconeri. Auk.